Il domatore di foglie di Pina Erace e Maria Moia, casa editrice Zoolibri. Mancavano solo 2 giorni all'inizio dell'autunno. Tutte le cose si vedevano come dietro un vetro appannato. Le foglie sugli alberi non erano più verdi e morbide, ma gialle fragranti, pronte a gettarsi tra le braccia del vento autunnale per volare via come farfalle. Dov'era finito il domatore di foglie? Dov'era la sua lunga sciarpa sventolante come una manica al vento? Non era mai arrivato in ritardo prima. Lui, che con la sua bacchetta da domatore insegna alle foglie i volteggi, le piroette, gli svolazzi, le salite, le discese, i mulinelli, le danze, i prilli, le giravolte, le planate, le virate e le cadute, e sì, proprio le cadute. Come farebbe l'autunno senza il domatore di foglie? E come farebbero le foglie a cadere senza di lui? Chi insegnerebbe loro a lanciarsi a capofitto alla prima folata di vento, oppure a lasciarsi cullare dolcemente dalle correnti? E se imparassero a cadere tutti assieme, boom! Al primo segnale, il mondo sarebbe completamente sommerso. Le foglie dell'autunno erano preoccupatissime. Milioni di vocine rimbalzavano dai giardini, ai viali alberati dei boschi, ai vasi sulle terrazze. Quest'autunno non si cade, tutte attaccate ai rami. Gli alberi cominciavano ad impensierirsi, poiché dalla primavera sopportavano il peso delle foglie, fiori e frutti. E pochi sanno quanto sia faticoso d'estate sotto il sole cocente. «Sono stanco e voglio riposarmi», si lamentò un vecchio salice piangente, sempre più ingobbito dal peso delle sue foglie. «Anch'io!» ribatté un ippocastano ancora dolorante per le punture dei suoi ricci. «E io!» Figli, platani, meli, viti e tanti altri si unirono al coro. Gli alberi presero una decisione unanime. «Non aspetteremo ancora!» E cominciarono a scuotersi, dimenarsi, scrollarsi, dondolarsi, muoversi di qua e di là. Qualcuno provò addirittura a saltare, dimenticando le proprie radici. Ma non venne giù una foglia. Quelle se ne stavano ferme, aggrappate ai rami per quanta forza avevano, così immobili che sembravano disegnate, tutte, tranne una foglia gialla, con bordi arancioni e una macchia verde a forma di cuore in mezzo. Aspettava questo momento da quando era Gemma e non riusciva più a stare ferma. Io voglio viaggiare!» esclamò dall'alto del suo ramo. «Voglio volare! Voglio andare su, farmi abbagliare dal sole e poi scivolare giù e sentire il solletico dei fili d'erba. Voglio volteggiare su un'onda del mare e saltare tra le tegole di un tetto argentato dalla luna. Voglio abbandonarmi alla corrente e farmi portare in posti mai visti,
Non voglio rimanere qui. E si lasciò cadere. Scese ondeggiando qua e là, come il pendolo di un orologio. Poi virò improvvisamente verso l'alto, disegnando cerchi nell'aria, prima piccoli, poi grandi, poi giganteschi. Cominciò a precipitare a tutta velocità, sfiorando l'erba, e riprese a salire verso il cielo, come un mulinello d'aria impazzito. «È bellissimo!» urla la foglia dal cuore verde alle compagne che la guardavano. «Venite a provare!» Una piccola foglia coraggiosa e rossa come un tramonto d'estate si staccò dal suo ramo. Una refola di vento la sollevò e quella cominciò a volare nel cielo, accarezzando le chiome degli alberi e vorticando come una girandola. Sparì dietro la collina. Le altre foglie cominciarono a fremere, come tante manine che salutano prima della partenza, e pian piano si staccarono dai rami. Alcune restarono a volteggiare in gruppo, le altre, guidate dal vento, tracciarono in aria scarabocchi strampalati. Dopo qualche mese, anche l'autunno partì. Gli alberi, finalmente liberi dalle foglie, godevano il meritato riposo sotto una coperta di fiocchi di neve, tessuta per loro dall'amico inverno appena arrivato. Ma dov'era finito il domatore di foglie? Ah, poverino! Non è mai arrivato perché ha sentito dire che non ci sono più le mezze stagioni. Pare che adesso insegni volteggi e piroette alle farfalle. Voce narrante, la maestra Fuffi.